compito della città metropolitana non era, non è sostituirsi ai comuni. Giovedì 8 ottobre, presso l'auditorium della città metropolitana di Torino, si è tenuto un seminario sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. La gestione del patrimonio immobiliare, un tema sempre più determinante per i comuni e per tutti gli enti pubblici che vivono una situazione di forte difficoltà finanziaria, necessita di approcci innovativi. Fra questi uno è la gestione attiva del patrimonio, vista non solo come strumento di risanamento dei bilanci, ma come motore di sviluppo locale. Al seminario hanno partecipato amministratori pubblici, professionisti del settore e costruttori. I problemi sono, il mercato è un mercato che si può analizzare senza problemi. Carenza di risorse degli enti locali, necessità di trasparenza da parte dei cittadini ma anche degli stessi amministratori, necessità di coinvolgimento degli imprenditori nel processo decisionale, queste sono le tre caratteristiche che hanno fatto propendere per realizzare questo seminario, perché mette in condizione gli amministratori degli enti locali di avere un fondo, che immaginiamolo come un insieme nel quale si inseriscono degli immobili pubblici, dall'altra parte arrivano denaro contante da questo Invimit SGR, che è una fondo, una società di gestione del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e questo tipo di impostazione permette di rigenerare il tessuto urbano. Ad esempio, se abbiamo bisogno di fare una scuola, con questo strumento ce l'abbiamo e possiamo realizzarla al di fuori del patto di stabilità. Quindi tutte queste cose credo che siano necessarie e utili per gli amministratori locali, soprattutto valutandoli in una nuova visione della governance, ovvero lavorare insieme, ad esempio sulle zone omogenee, per creare veramente valore aggiunto e fare massa critica e raggiungere i risultati che i cittadini si aspettano. In economia, avere un capitale immobilizzato ma utilizzarlo un terzo, chiaramente non è un beneficio. Tutti noi, da cittadini innanzitutto, magari giriamo le nostre città e c'è una vecchia caserma, un immobile pubblico abbandonato. Oggi parliamo di come renderlo un valore, mettere finalmente in moto quell'economia che troppe volte è rimasta ferma. Come farlo? Oggi sono degli strumenti in più, si chiamano fondi immobiliari e sono denari dei fondi pensioni dell'INAIL, quindi una vocazione pubblica, che devono proprio essere investiti in questi settori per avere una rendita ragionevole e permettere soprattutto di avere quelle finanze che gli enti pubblici altrimenti non avrebbero. Bisogna gestire questi denari come fosse i denari di una famiglia in cui nessuno regala niente, bisogna però averli a un tasso ragionevole e cercare di mettere insieme tutto il patrimonio per fare un progetto che stia in piedi, che dia una rendita, che alla fine, quando uno tira la riga, riesce a sostenerlo economicamente. La finalità pubblica la dà il comune, la danno i sindaci, i denari li può mettere Invimit, quindi a questo punto non manca niente, diamoci da fare, siamo qua per questo.